Siamo qui con il professore Gaetano Foti, ordinario di fisica dell'Università di Catania, per parlare del tema ricerca scientifica e innovazione industriale. Con particolare riferimento a quello che è stato il suo percorso personale all'interno dell'Università italiana e del rapporto che ha visto diciamo, l'Università catanese relazionarsi da un punto di vista della ricerca scientifica al settore dell'innovazione industriale del distretto tecnologico di Catania. Per ricerca scientifica e innovazione industriale bisogna tener conto che debbono confluire vari fattori perché questi si determinano nell'ambito di una società. E i fattori più importanti è che ci siano degli investimenti nelle risorse, nelle strutture e nella formazione, quindi nelle persone. Focalizzando questi tre elementi, sia nel settore scientifico sia nel settore industriale, è possibile creare degli ambienti che ovviamente producono da un lato nuove idee e nuove tecnologie, dall'altro lato nuovi prodotti e quindi, diciamo, in tempi lunghi anche un legame con il mercato. Questi tre elementi ovviamente possono determinarsi in società ricche, in società che sono riuscite ad accumulare, diciamo, sotto forma diversa di infrastrutture o, diciamo, materie prime o addirittura economiche, in modo poi da fare degli investimenti mirati. Ecco, questo è successo in Italia. È successo in Italia negli anni 60, perché a seguito di un boom economico abbastanza intenso e di grandi dimensioni per l'Italia, ha portato l'Italia ad essere, a far parte di quel novero, entro i primi 10, di nazioni industrializzate al mondo. Questo ha consentito all'Italia a accumulare le risorse, ma soprattutto a svilupparle, perché quel primo boom è stato anche dovuto al fatto che c'è stato uno sviluppo industriale intelligente che ha determinato questo legame tra idee e mercato. Anzi, addirittura non solo l'università è stata ridimensionata proprio per sviluppare una ricerca scientifica più legata alle esigenze industriali, ma addirittura sono state create degli enti di ricerca ad hoc, come per esempio l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ho potenziato il CNR che già esisteva, ma soprattutto in quel periodo anche l'industria faceva cultura. Cioè dire l'Olivetti, per esempio, al suo interno c'erano delle scuole di formazione di alto livello che consentivano quindi di avere dei manager industriali che potevano dialogare anche su progetti a lungo termine di ricerca scientifica. Il punto importante è che l'Italia, fino agli anni 70, era riuscita a creare come collegamento industria-accademia i propri laboratori di ricerca. Questi laboratori ovviamente venivano in certo senso ridimensionati, quindi il collegamento tra ricerca scientifica e innovazione industriale paradossalmente si cominciava ad allentare dopo aver attraversato un buon periodo di interazione. E quindi un periodo di crisi. Qual era lo schema che c'era in Italia? Che le forze spontanee, diciamo, che agivano all'università o agivano all'industria, tendevano a separarle. Perché la carriera universitaria non si faceva con le pubblicazioni tecnologiche che servivano all'industria, ma si facevano con le grandi pubblicazioni che cambiavano i fondamenti diciamo, della visione che avevamo dell'universo. E quindi, in certo senso, chi si dedicava a queste attività veniva penalizzato nella carriera universitaria. E lo stesso avveniva nell'industria. Cioè dire, i manager di livello intermedio che si dedicavano a collaborare venivano malvisti diciamo, dai manager, top manager, che ovviamente li consideravano non una perdita di tempo, ma quasi. Quindi le forze naturali, ecco, lo metto tra virgolette perché è importante, di queste due grandi, ovviamente, componenti della nostra società, non tendono a unirsi, ma tendono a respingerci, sono dello stesso segno. È un intervento ad alto livello, quindi dall'alto verso il basso, che, tra virgolette, li costringe a lavorare bene insieme, a produrre il nuovo. Questo nel primo boom economico era successo. Era successo perché si erano creati dei laboratori di ricerca nell'industria, c'erano i laboratori di ricerca all'università. Quando l'industria va in crisi e comincia a chiudere i propri laboratori di ricerca, è chiaro che il salto diventa enorme.
Quindi noi quando abbiamo scelto di emigrare, in particolare io avevo iniziato la carriera nel nucleare, ma mi resi conto che in Italia non c'era futuro per il nucleare. Quindi quando sono andato fuori ho utilizzato quell'occasione, prima perché non trovavo posto in Italia, ma secondo per riconvertirmi e quindi scegliere un altro settore dove ovviamente lo sviluppo sia scientifico sia industriale poteva essere interessante. Quindi un'intera generazione che aveva lavorato in laboratori nucleari di altissimo livello, confrontabili con quelli americani e quelli francesi, si ritrovava improvvisamente in una situazione negli anni 70, quindi di crisi economica generale, ma una crisi doppia nel settore nucleare, perché ovviamente in Italia, soltanto in Italia, veniva di fatto bloccato. Quindi io che avevo già avuto le prime esperienze nel nucleare e addirittura avevo lavorato all'estero, in Canada, a Chalk River, sui reattori nucleari, ovviamente mi ritrovo una metodologia molto efficace, però una prospettiva, diciamo, quasi nulla. Quindi io utilizzo questo mio andare in America anche per una riconversione. E qua ovviamente, diciamo, faccio la scelta giusta, tra virgolette, perché ovviamente è suggerita anche da qualche persona più brava di me che ho incontrato lungo, diciamo, il mio peregrinare, che ovviamente dice il futuro è nei semiconduttori. E quindi grazie a questa reputazione che avevo acquisito sia per il lavoro fatto in Italia sia per il lavoro fatto a Chalk River, andrò a lavorare al California Institute of Technology, dove non farò più nucleare, ma farò ovviamente semiconduttori. In che modo? Utilizzando le metodologie nucleari per i semiconduttori. Cioè noi abbiamo utilizzato sostanzialmente quello che sapevamo del nucleare per sondare i semiconduttori. E questo io lo trovai a Caltech e l'ho potuto riprodurre poi a Catania, perché a Catania avevamo un laboratorio nucleare che ovviamente fu adoperato per fare semiconduttori. Negli anni 80, dopo la lunga crisi degli anni 70, in Italia si mette in moto un meccanismo per uscire dalla crisi che in parte riesce. Non sarà uno sviluppo magnifico del tipo degli anni 60, però a macchia di leopardo, diciamo, avvengono dei fenomeni positivi. A Catania ci sono sicuramente le risorse. Come dicevo, negli anni del boom si sono fatti dei buoni investimenti. Ci sono anche le strutture. Non ci dimentichiamo che Catania è sia sede universitaria, ma ha anche un ottimo aeroporto, ha anche molto spazio. Però questo non è sufficiente. Questo si verificava anche in altre situazioni. Però in quegli anni rientrano non solo gli scienziati in Italia, e quindi qua c'è il problema che non solo bisogna uscire, ma secondo me la fase più importante, anzi uscire è un bene, è il ritorno. E noi siamo stati fortunati perché questo ritorno è stato possibile, se no saremmo stati, diciamo, dispersi nei grandi laboratori americani a fare il nostro lavoro. Invece negli anni 80 si ci dà la possibilità di rientrare sia agli scienziati ma anche ai manager. E quindi si ha una riformulazione dell'industria secondo i modelli americani. E qua nello specifico noi abbiamo che la vecchia ATES, che era in crisi e in perdita, che si era parzialmente fusa con una industria molto evoluta e bene da un punto di vista tecnologico, ma anche in difficoltà economiche, era l'SGS di Milano, viene presa in mano dall'ingegnere Pistorio, che diventa il leader di questa nuova società, dove Catania ha una sede non trascurabile, e ovviamente diventerà l'attuale ST Microelectronics. Pistorio, accettando, quindi avendo sviluppato il modello americano, lo vuole applicare in Italia e incredibilmente trova le persone disponibili a collaborare in questo modello a Catania, come e forse meglio di Milano. E allora si concepì, e quindi questa fu la via originale, il primo consorzio pubblico-privato proprio finalizzato alla ricerca scientifica da trasferire, ovviamente per quella parte ovviamente che si prestava, all'innovazione industriale. Questo consorzio, che fu il primo in Italia, si chiamò CORIM, cioè Consorzio per la Microelettronica nel Mediterraneo. Consorzio per la ricerca nella microelettronica nel Mediterraneo. Questo consorzio quindi era un mixing pubblico-privato, quindi entrava l'università, entrava l'ST, entravano anche delle altre società piccoline. L'ST diede al suo interno, quindi diciamo una grande superficie al suo interno, dove si costruirono i laboratori pubblici, dove il personale dell'ST e lo stesso manager dell'ST non avevano alcun potere.
cioè dire, il pubblico agiva all'interno della ST in perfetta autonomia, poteva fare quello che voleva. L'importante era creare, diciamo, un ambiente in cui le persone potevano scambiare idee e, diciamo, esperienze in un processo unico che era ricerca e innovazione. Questo cosa significa? Significa che a monte c'era una scelta da parte della ST Microelectronics di non degradare il sito di Catania a soltanto produzione, ma il sito di Catania poteva fare ricerca e innovazione. Questo è stato il grande salto per cui ha motivato tutto noi, cioè il grande ritorno che noi abbiamo avuto non era la consulenza, noi non abbiamo preso mai soldi a livello personale, però l'università aveva un grande ritorno perché ovviamente noi potevamo fare ricerca scientifica utilizzando le enormi potenzialità dell'ST, per esempio pensiamo agli impianti, pensiamo, diciamo, tutte le sofisticherie che si potevano trovare nelle grandi apparecchiature che c'era l'ST, che ancora oggi non è possibile riprodurre all'università, i costi sono enormi. Ecco, questo fu il momento magico per cui, diciamo, noi per circa 10 anni siamo riusciti ovviamente a fare uno sviluppo fantastico, misurabile nel numero di brevetti che si producevano a Catania, il fatto che la, diciamo, popolazione dell'ST aumentava, ma aumentava anche la nostra, anche nell'ambito di cicli periodici, di crisi, cioè di crescita e di decrescita, però il valore medio aumentava fino a portarlo ai 5.000 di ora, e ovviamente all'interno avere circa 100 ricercatori che operano nel pubblico, fisici, chimici e poi anche ingegneri, e questa, ecco perché c'era la citazione del Presidente della Repubblica, costituì un caso notevole perché avveniva uno degli esperimenti più avanzati a livello italiano ma anche europeo, diciamo, proprio in Sicilia, che attraversava in quel periodo un periodo buono di relativa calma rispetto alle turbolenze che c'erano in Italia. Non ci dimentichiamo che negli anni 70-80 in Italia, diciamo, c'era un'atmosfera molto molto movimentata. Sulla base di questa esperienza poi si costruì anche una normativa nazionale, e quindi questo modello si esportò anche in altre situazioni, per esempio basta, diciamo, anche di dimensione più ampia, basta vedere il Lazio, diciamo, tutta la questione delle industrie che ci sono nel Lazio, e poi anche, diciamo, a Milano o a Torino, che è ancora continua.